Gli orti sono nati 11 anni fa, e sono nate per iniziativa di un gruppo di pensionati. La visita che i ragazzi delle scuole medie hanno fatto in questi giorni per noi è bellissimo, li consideriamo i nostri nipoti. È lo sforzo che vogliamo, che intendiamo fare, quello di provare a vedere, di trasmettere quello che noi abbiamo preso dai nostri nonni, di trasmetterlo ai nostri nipoti. La conoscenza dell'accudire gli orti e del produrre della verdura che sia davvero ecologicamente sana. E tu l'annaffi, te lo dico. Se l'annaffi con l'acqua di fiume, hanno determinato temperature. Lui c'è un trauma perché lì le piante sentono col fiume. Che importa, infatti, una roba che si attorno e si mette la vita. Nel 1994 nasce il circolo ippico Gli Amici del Cavallo, un'associazione con finalità di solidarietà sociale che riesce a trasmettere attraverso la pratica di sport equestri per disabili. Gli alunni della scuola media di Maranello, venuti da noi, hanno avuto un primo approccio al cavallo, sono saliti e si sono resi conto delle emozioni che trasmette e di quali sensazioni si possano provare in sella. Così è più facile capire cosa significhi per un ragazzo disabile accudire e salire su un cavallo, arrivare a guidarlo, ad eseguire diversi esercizi. Tutto questo in un ambiente naturale. È importante che gli alunni comprendano che i disabili riescono a raggiungere piccoli ma precisi obiettivi in un contesto ludico. Possono iniziare a pensare sin da piccoli ad inserirsi nel mondo del volontariato. Per noi è stato molto stimolante vedere il loro interesse nelle tante domande sulle problematiche dei disabili e sul mondo del cavallo. E il cavallo è pronto per essere montato.